Ora svolgiamo l'esercizio numero 4, soltanto riconoscere quante cifre significative hanno i seguenti numeri. 14,5 ha 3 cifre significative, infatti è formato di 3 cifre, 1, 4 e 5. Le cifre decimali è una sola, il virgola 5, perché le cifre decimali sono le cifre dopo la virgola. 35 ha 2 cifre significative e nessuna cifra decimale. Facciamo adesso 1250, 4 cifre significative, 160, 3 cifre significative. Questi due numeri non hanno cifre decimali. Vediamo 12,0, ha 3 cifre significative perché sappiamo che gli zeri dopo il numero, per così dire, sono significativi perché ci danno una indicazione di quanto la misura è, tra virgolette, precisa. Quindi questo numero ha 3 cifre significative e una sola cifra decimale. Vediamo adesso invece questi altri numeri qua. 0,02 ha 2 cifre decimali ma una sola cifra significativa, soltanto il 2, perché gli zeri prima non contano. Infatti se noi cambiassimo l'unità di misura, qui non è specificata qual è, potremmo togliere questi due zeri e il risultato sarebbe semplicemente 2. Questo numero, 423,05, ha 5 cifre significative e ne ha 2 decimali. 0,505 ha 3 cifre significative perché lo 0 prima non conta e ha anche 3 cifre decimali dopo la virgola 505. 0,020 ha 3 cifre decimali dopo la virgola ma solo 2 cifre significative, il 20, perché gli zeri prima non contano come cifre significative. E la stessa cosa vale per 0,010. Infine 0,005 ha 3 cifre decimali, ma una sola significativa, il 5.